Olin, ci troviamo proprio sul cantiere. Come stanno andando i lavori? La nostra presenza è proprio per quello, per verificare come l'impresa sta continuando a lavorare bene. Siamo in linea, abbiamo verificato un'altra volta in merito alle previsioni come si stava andando. Sta funzionando tutto bene. Devo dire che anche la presenza quasi settimanale nostra e dall'architetto Gonnella fa sì che l'impresa è seguita e soprattutto è motivata a chiudere nei tempi previsti quello che è un intervento importante anche per la città di Clusone. Ricordiamo cosa sorgerà in questi locali. Ma dove siamo noi adesso ci sarà la sede dell'Avis. Mi dicevano giusto prima che sono venuti un'altra volta per vedere alcune sistemazioni particolari. La guardia medica a fianco, la sede nuova del distretto sociosanitario e gli uffici dei servizi sociali del Comune di Clusone. Quindi un bel complesso polo sociosanitario che si lega anche con la nostra struttura dell'RSA e soprattutto speriamo veramente che il calendario, il countdown, che ci dice 161 giorni venga rispettato. Ripeto, siamo spesso e volentieri qui, caschetto o non caschetto, lo mettiamo per vedere che effettivamente l'impresa rispetti i tempi previsti. Allora, un lavoro in sinergia, allora, un'idea nata dal sindaco per vedere di sistemare questa parte di Clusone, questo pezzo che era stato un po' lasciato andare. Un lavoro in sinergia con ASL, molto forte con la dottoressa Azzi in rapporto, con la sede dell'Avis che era da anni e anni che aspettava la sede, quindi un discorso di sinergia e soprattutto un apporto dalla Regione Lombardia che ricordo ha stanziato un contributo di 1.800.000 euro. Con ribasso d'asta che è stato assegnato in questo momento che è di 250-260.000 euro, si sta cercando di riottenere anche questo ribasso d'asta, sempre lavorando in sinergia per dare ancora delle migliorie a questo. Però ripeto, un'idea nata nel 2011, costruita, seguita, che finalmente ha dato l'inizio ai lavori e che oggi, l'ho detto prima, mancano 161 giorni alla conclusione. Come hai trovato il cantiere? No, io sono venuto già un mese fa e rispetto al mese precedente ho trovato che i lavori procedono spediti, anche la forza lavoro che avevamo chiesto di aumentarla, abbiamo trovato più lavoratori, quindi sta procedendo tutto bene. Quindi i tempi dovrebbero essere rispettati. I tempi dovrebbero essere sicuramente rispettati. Noi controlleremo, io verrò personalmente ogni 15 giorni a controllare che tutto prosegua per il verso giusto. Dopo una prima fase in cui le demolizioni hanno rubato un po' di tempo perché eravamo con il personale un po' sottostimato, l'impresa ha aumentato il personale, è di buona qualità, cominceremo a fare i pavimenti la settimana prossima e chiuderemo con i serramenti per la parte che era prevista in progetto prima del freddo e quindi oggi tutto ci fa pensare che rispetteremo le date. Il numerino fuori, non so se si è già visto, è 161 oggi. Mancano 161 giorni. L'ASL ha chiesto alla Regione Lombardia la possibilità di investire il ribasso dell'appalto per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio, quindi completare il cappotto, completare i serramenti e se ce la facciamo mettere anche 19 kW di fotovoltaico. Questo significa che a livello di gestione anno per anno si risparmieranno dei soldi. Se uno chiedesse perché non l'avete fatto prima, prima non avevamo le risorse. Il ribasso di gara ha dato una piccola risorsa e stiamo chiedendo l'autorizzazione per usare questa. Questa potrebbe chiedere qualche giorno in più, ma sono lavorazioni che si fanno all'esterno e pertanto confidiamo che il fatidico 14 di aprile più magari una settimana o due sarà effettivamente la fine dei lavori. Come potete vedere dalle immagini che hanno girato, siamo in linea con il programma dei lavori. Abbiamo già in programma di fare i pavimenti fra qualche giorno al primo piano, quindi l'inizio della pavimentazione al piano primo si avvia tutta un'altra fase di lavoro, quindi siamo perfettamente in linea con il programma, come detto.